Ed eccoci qua, Dottor Wisp, da un progetto, da un'idea di Alberto Carulli e una realtà, partiamo alla grande. E sarà una trasmissione che interessa non solo i podisti, non me ne vogliate, interessa tutti gli atleti, ma io credo interesserà un po' tutti perché si tratterà di argomenti di salute, di benessere. E partiamo come si deve con un personaggio che spesso è stato mio ospite, ospite della WISP, già direttore di un reparto di medicina dello sport per la quale penso, dottore, tutti abbiamo fatto il tagliando all'ospedale di Chieti, attualmente presidente nazionale dell'Associazione degli Specialisti in Medicina dello Sport. Saluto il dottor Levino Flacco e parto con una domanda che potrebbe essere banale, ma banale non è. Ma è lo sport, l'attività sportiva in genere, il movimento, è vero che fa bene o no? Ecco, innanzitutto consentimi di ringraziare te e tutti gli spettatori. Poi veniamo alla domanda postami. Certo, fare attività fisica fa bene. Oggi tutti i mezzi di informazione, giornali, settimanali, radio, televisioni, tutti parlano del benessere che deriva dalla medicina dello sport e credo che siamo tutti quanti d'accordo sul benessere derivante dall'attività fisica. Sembrerebbe una domanda banale, però con il contributo del dottore ci rendiamo conto che non solo fa bene, ma in realtà ci salva la vita. Per cui chiederei proprio al regista di partire con il contributo in modo da rendere ancora più chiaro quello che stiamo dicendo. Ecco, dottore, siamo partiti con i dati negativi. Ecco, queste immagini ci ricordano due aspetti fondamentali. Una prima, che il nostro organismo è come una macchina costruita per il movimento. Però, al contrario di una macchina che se usata intensamente va incontro ad usura, l'organismo umano ha bisogno e necessità del movimento per conservarsi in forma negli anni. Certo. Di contro vediamo la cartina dell'Italia, una cartina dell'Italia che ci raffigura, rappresenta quello che è la percentuale di sedentarietà nella nostra nazione e si vede purtroppo che siamo un popolo di sedentari e la sedentarietà è maggiore nel centro e sud della nostra Italia piuttosto che nel centro nord e anche noi in Abruzzo purtroppo non è che siamo messi molto bene. Devo dire è proprio evidente il fatto che centro sud siamo più sedentari, molto spesso quando si parla di sedentari, di pantofolai si sorride, in realtà io credo che bisogna avvertire che la sedentarietà può causare dei veri danni all'organismo. Sì, la sedentarietà è responsabile di una infinità di danni sul nostro organismo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la sedentarietà è tra i maggiori fattori di mortalità nel mondo. Esistono tante statistiche che ci dicono che si va incontro molto più facilmente a malattie facendo i sedentari che non muovendosi. Addirittura uno studio mi ha appassionato anni fa, mi ha fatto un test pubblicato su Ad Cronos Salute, che diceva che attesa la nostra possibilità di sopravvivenza del 100% a 90 anni del 100%, questa percentuale scende notevolmente se vi è vita sedentaria. Se ricordo bene, dal 100% si scende con la sedentarietà al 44% e addirittura scende al 12%, cioè noi abbiamo soltanto 12% di possibilità di raggiungere 90 anni se insieme alla sedentarietà compaiono anche altre malattie. Ma non dobbiamo aspettare i 90 anni per essere sedentari, perché i dati ci dicono che la sedentarietà inizia proprio quasi dai primi giorni di vita, dai primi anni di vita, forse dovuto al fatto che la nostra società porta quasi al sedentarismo. Sì, dunque, allora, all'inizio noi siamo degli organismi in movimento, basta pensare il feto, che è il nuovo organismo che si muove nella pancia della mamma e che comincia a dare i calci. Esatto. E quindi è espressione di un'attività, poi questa attività continua nella scuola materna, poi purtroppo si blocca un po' nella scuola elementare e a quel livello da piccoli atleti si diventa
30 piccoli impiegati e purtroppo va avanti negli anni. Esistono varie statistiche nella nostra Italia che ci dicono che i nostri ragazzi purtroppo si muovono poco, si muovono molto poco, preferendo anche nel tempo libero i giochi a livello di sedentarietà. Tra l'altro, se guardiamo il contributo successivo, vediamo che effettivamente è tangibile il rischio e la problematica che scaturisce dal sedentarismo. Sì, e se guardiamo questa immagine ci deve colpire un qualche cosa, che posto a confronto le due scale, quella mobile e quella naturale, tutti purtroppo, tutti noi preferiamo utilizzare la scala mobile, quindi questa fa parte del nostro modo della nostra educazione, che purtroppo difetta a proposito del moto fisico. Io direi di andare alla diapositiva successiva, perché lì ci rendiamo conto di che cosa significa essere sedentaristi. Essere sedentari significa andare incontro ad una serie di danni, scadente tono muscolare, rischio di fratture, diabete, obesità, invecchiamento precoce, cioè, e tanti altri aspetti negativi a carico del nostro organismo. Mentre di contro invece abbiamo dei benefici che l'attività fisica, io credo, faccia a 360 gradi, e possiamo proprio elencare tutti quegli apparati che hanno beneficio dall'attività. Ma semplicemente potremmo dire che non c'è parte del nostro organismo che non risente in modo positivo dell'attività fisica. E qualsiasi aspetto, qualsiasi organo, qualsiasi apparato noi andiamo a prendere in considerazione, questo risenterà dei benefici dell'attività fisica. Tra l'altro, e mi piace sottolinearlo, quello che più salta all'occhio è proprio la vita di relazione che va a beneficiare dell'attività fisica. Io credo che sentirsi meglio significhi anche sentirsi meglio nella società. Certo, il fatto di sentirsi meglio ci fa vedere tutte le cose in modo notevolmente positivo, cioè, e questa positività inevitabilmente si va a trasmettere nell'ambiente di vita. Tra l'altro nel successivo contributo abbiamo elencato proprio che cosa significa, quali sono i benefici, oltre che negli apparati, nelle varie attività che andiamo a svolgere. E, quello che mi balzava all'occhio, come dicevo, è la facilità di inserirsi in un contesto sociale, facendo semplicemente attività fisica. Come è spiegabile una cosa del genere? E il fatto stesso che quella sensazione di benessere comporta a relazionarsi meglio con tutti. Tutti noi abbiamo avuto dei momenti, diciamo, dei malanni stagionali, e basta fare una riflessione: in quei momenti sicuramente uno si sente meno pronto per tutte le cose che quando sta in perfetta forma, e questo si traduce inevitabilmente nei rapporti sociali. Dottore, ma c'è un'età in cui conviene iniziare o smettere o continuare a fare attività fisica? Dunque, qualsiasi età è buona per effettuare moto fisico, e qualsiasi età risente in modo positivo del fare attività fisica, dalla giovane età in cui il ragazzo si forma all'età matura dove si ha un consolidamento di tutti i benefici avuti precedentemente, alla tarda età quando si ha la conservazione di miglioria dal punto di vista psichico ed organico, che poi si andrà a tradurre da un lato nel vivere meglio, da un lato nell'allungare la vita e la qualità di vita, allungare la vita, perché sembrerebbe, esistono anche studi a tal proposito che dicono che se ci si muove si vive più a lungo. Però specifichiamo tarda età che cosa significa, perché noi abbiamo visto nella precedente diapositiva over 70, over 80, quindi praticamente attività fisica ci deve accompagnare per sempre, senza paura. Ci deve accompagnare per sempre senza paura,
a patto che venga fatto nel rispetto di alcune considerazioni. Non è che noi possiamo fare quello che vogliamo a qualsiasi età, come non è vantaggioso allenare alcune qualità fisiche, certo, nel bambino, così altrettanto non è bene avanti negli anni effettuare delle attività fisiche particolarmente importanti. Tra l'altro vediamo in questo contributo dei consigli che il dottore ci dà per fare l'attività fisica. Certo, allora, perché l'attività fisica porta il benessere all'organismo e è importante che vengano rispettati alcuni paletti importanti, cioè l'esercizio deve essere correttamente impostato e svolto, deve essere commisurato con l'età, come dicevamo già precedentemente, certo, deve essere effettuato in ambienti soddisfacenti, in condizioni igieniche ed ambientali soddisfacenti e poi deve essere associato ad un corretto stile di vita. Quello che diceva un grande fisiologo del passato, il Margaria, diceva che l'attività fisica è come un farmaco e così come il farmaco, se sovradosato può creare dei problemi, certo, sottodosato non serve assolutamente niente, a nulla, e così per l'esercizio fisico. L'esercizio fisico apporta benefici purché venga fatto nel rispetto di alcune regole fondamentali. E visto che noi parliamo di sportivi, ovviamente, ripeto, fare sport significa tutto, saltare, lanciare, giochi di squadra, la palla, pallavolo, calcio, eccetera. L'agonismo potrebbe essere in questo senso un sovradosaggio dell'attività fisica e quindi non avere tutti questi benefici? Allora, l'agonismo di per sé è uno stimolo a migliorarsi continuamente. Nel contempo, allora che l'agonismo diventa un agonismo esasperato, la necessità di raggiungere ad ogni costo determinati risultati, allora può creare dei danni. Allenamento tutti i giorni potrebbe essere un sovradosaggio? Io vado un po' più nello specifico e rimango comunque nell'ampia sfera dello sportivo in genere. No, assolutamente no. Tutti i giorni sicuramente fa bene fare attività fisica. È ovvio che tutti i giorni non possiamo fare ripetere gli stessi carichi lavorativi. I carichi lavorativi dei vari allenamenti devono alternarsi. Puntuale il contributo, tra l'altro, nella quale noi individuiamo proprio quali sono i livelli di attività fisica, certo, da estremamente leggera a molto intensa. Certo, noi abbiamo a disposizione tante metodiche per poter valutare se un esercizio è di un'intensità leggera o molto intensa. Dati più facili da controllare sicuramente quello è l'incremento della frequenza cardiaca, certo, rilevata in condizioni di riposo e rilevata durante l'allenamento, ma a volte basta anche la cosiddetta scala di Borg, cioè la sensazione che uno ha della fatica e della non fatica nel fare un determinato esercizio. Quindi diciamo che la giusta dose di attività, la giusta dose di fatica è anche ciò che noi riusciamo a percepire. Certo, noi percepiamo la fatica, perché se non siamo pronti per fare un determinato esercizio, rapidamente ci affanniamo e rapidamente cominciamo ad avvertire delle reattività non piacevoli. Se invece siamo allenati, siamo in grado di perseverare in un determinato esercizio. Questo dipende da tanti fattori, dipende dalla nostra condizione clinica, dal nostro stato di salute, dipende dalle nostre caratteristiche generali e anche atletiche. Per concludere, quali possono essere quei segnali di negatività che ci devono far veramente riflettere e fare un approfondimento? Beh, quando uno sta facendo attività fisica si avverte un dolore, soprattutto un dolore a livello toracico, allora è bene che consulti il proprio medico per valutare quella che è la sua situazione cardiaca. È ovvio, io da medico ci dico, a questo tengo in modo particolare, che prima di sottoporsi ad un'attività fisica il soggetto venga sempre controllato da un medico. Non soltanto laddove va a fare attività agonistica, benissimo, ma anche allorché va a fare lo sport della domenica.
è bene farsi controllare da un medico e farsi consigliare dello stesso e valutare se è possibile o non è possibile effettuare quegli sforzi cui si sta sottoponendo. Ed è con l'ultimo consiglio, ultimo ma penso forse il più importante del nostro dottor Flacco, che noi concludiamo questa trasmissione. Ringrazio il dottore, che tra l'altro sarà con noi anche per altre puntate per affrontare temi molto belli, molto interessanti nel corso appunto della stagione di Dottor Wisp. Un caro saluto al dottor Flacco, che ormai è un nostro collaboratore. Un saluto a tutti i nostri telespettatori. Grazie a voi.